Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di lei, un piccolo gioiellino di casa EZ-Vizze. Sì, è praticamente la videocamera di sorveglianza più piccola prodotta dal marchio EZ-Vizze e devo dire che è una piccola videocamera con una qualità costruttiva dei materiali e dal design veramente incredibile. Lei è la CB2, evoluzione della BC2, altra videocamera praticamente identica dal punto di vista estetico e anche delle caratteristiche molto simili che avevo portato già qua sul canale, e va a cambiare in tre particolari: uno, il colore, che adesso è disponibile anche bianca e non solo nera, nel magnete, che adesso ha una potenza magnetica molto più forte, e anche quello che è il supporto per la micro SD, che adesso può arrivare a 512 giga. Queste sono le novità per quanto riguarda appunto le sue caratteristiche, ma prima di vederla da vicino e di vedere tutta la sua qualità, guardiamo cosa troviamo nella confezione una volta che vi arriva. Troviamo una busta in cartone dove al suo interno ci sono i manuali di istruzione con anche la lingua italiana. Poi troviamo un cavo USB, USB Type-C per la ricarica della batteria. Dopodiché troviamo delle piastrine in metallo per il fissaggio magnetico, il biadesivo per fissarle e anche i fisher nel caso volessimo fissarle ad una parete. Dopodiché troviamo il supporto magnetico, che è al magnete su entrambi i lati, sia dalla parte della videocamera che dalla parte della superficie di fissaggio. Quindi con le sue piastrine potremo andare a creare appunto una base d'appoggio molto sicura. Ed infine troviamo lei, la piccola CB2, una videocamera di sorveglianza veramente compatta, con un design e una qualità dei materiali davvero notevole. Un gioiellino ragazzi, un gioiellino. Questo è quello che trovate all'interno della confezione, ma adesso andiamo ad analizzare lei, la piccola CB2. Allora, la parte interessante ovviamente sono le dimensioni. Lei è veramente piccola, guardatela sulla mia mano. Se io la sgancio dal supporto magnetico è veramente compatta. La cosa interessante è che è compatta ma con una qualità incredibile, anche i materiali sono pazzeschi. Poi guardate, in questo bianco lucido si integra benissimo in tutte le abitazioni, è disponibile anche in nero e devo dire che per dimensioni e tipologia di fissaggio è veramente fantastica. Come abbiamo detto, è stato potenziato il magnete sia dalla parte della videocamera che dalla parte di fissaggio a quello che è appunto la piastrina che andremo a mettere, perché potremo attaccarla direttamente su una superficie in metallo o mettere la piccola piastrina come io ho messo in questa posizione che troviamo in dotazione, avete visto nella confezione, e ha un magnete veramente forte, cioè faccio fatica a staccarla, è davvero fantastico. E poi comunque abbiamo uno snodo che ci permette di andare a regolarla in tutte le posizioni, poi ruotando sul magnete d'appoggio guardate quante possibilità di regolazione possiamo avere. Per quanto riguarda la qualità della videocamera, è un full HD ma con una qualità secondo me davvero notevole. Lei ha ovviamente il rilevamento dei soggetti, sia rilevamento umano che rilevamento di movimento, quindi come vedremo dopo potremo scegliere cosa utilizzare. Per la ricarica utilizzeremo la presa Type-C, da questa parte abbiamo lo slot per la micro SD che, come abbiamo detto, in questa nuova versione arriva fino a 512 giga supportati. All'interno abbiamo una batteria da 2000 mAh che può darci una durata senza essere ricaricata fino a 50 giorni. Ovviamente questo va in base al tipo di utilizzo, perché se la utilizziamo in risparmio energetico come profilo, come vedremo dopo che possiamo scegliere dentro l'applicazione, e viene utilizzata solo per inviarci avvisi, arriviamo a 50 giorni. Se ovviamente continuiamo a guardare la live e siamo connessi spesso e la vogliamo utilizzare in determinati modi, ovviamente poi i giorni di utilizzo vanno a diminuire. Per quanto riguarda il campo visivo, abbiamo un campo visivo fino a 100 gradi, quindi molto ampio per un prodotto così piccolo, e abbiamo anche uno zoom digitale 4.
sapere. E ragazzi, io sono innamorato di questa piccola videocamera, è fantastica. Poi la qualità dei materiali, non so se li riuscite a vedere, sono fantastici, cioè si capisce che il livello è alto, anche perché ZViz adesso sta producendo prodotti di ottima fattura per quanto riguarda anche i materiali oltre che il funzionamento. Io la versione precedente che avevo recensito ce l'ho tuttora, ce l'ho nella mia area stampanti 3D, perché la tengo puntata appunto verso le stampanti e in più verso una finestra che è dove si sono le stampanti, quindi mi fa sia da avviso nel caso di intrusione da quella finestra, che mi tiene inquadrate le stampanti quando stampo, posso andare a vedere dalla live, visto che comunque la qualità è molto alta a livello di risoluzione, e posso andare a vedere appunto se la stampa sta procedendo bene o è successo qualcosa, quindi devo andare ad interromperla. Lei ovviamente è in grado di riprendere anche al buio ad infrarossi, anche lì la qualità rimane molto molto alta. È in bianco e nero perché riprende con gli infrarossi, ma la qualità è davvero notevole. Quindi detto questo, andiamo a vedere nell'applicazione ZViz cosa possiamo configurare a livello di opzioni e di personalizzazione per questa videocamera. Quindi la andiamo a riposizionare al suo posto, apriamo l'applicazione ZViz, ci chiede ovviamente il Face ID per la sicurezza, e a questo punto dovremo andare ad associare la videocamera di sorveglianza. È molto semplice, state guardando in sovraimpressione tutta la procedura, ma è super super semplice. Ormai le telecamere ZViz si associano all'applicazione con una facilità incredibile. Praticamente ci mettete probabilmente un paio di minuti, ma forse meno, per fare la procedura, che è super super facile. Quindi una volta associata la videocamera all'applicazione e quindi alla vostra rete wifi domestica, a quel punto siete pronti. Se poi avete già installato altre videocamere o accessori ZViz, ovviamente li avrete tutti insieme nella stessa applicazione. Come vedete in alto a sinistra ho proprio lei, Studio, che è il nome che io gli ho dato per andare a riconoscerla, ed eccomi inquadrato. Lei, secondo me, per le sue dimensioni ha una qualità incredibile, è un Full HD davvero notevole, perché comunque calcolate che è molto molto piccola. Dopo, il ritardo nel video dipende dalla vostra rete wifi, io tipo ho il router molto spostato da dove mi trovo in questo momento. Lei è venduta su Amazon a 79 euro, ma se l'acquistate in questo periodo Amazon vi fa applicare un coupon sconto del 15%, quindi l'andate a pagare intorno ai 65 euro circa, e devo dire che li vale tutti, è fantastica. Secondo me è ottima da usare anche come baby monitor o come monitor all'interno di una camera di un bambino, se lo si vuole tenere controllato, oltre che ovviamente a tenerlo nelle nostre zone di abitazione preferite per quanto riguarda magari cucina, sala, ovunque noi vogliamo, comunque sempre all'interno, perché ci tengo a precisare che è una videocamera di sorveglianza da interno. Ovviamente la live dopo tot tempo, come avete visto, si è bloccata, perché dopo tot tempo va in pausa. Per andare a riattivare dovrei schiacciare ancora play e riparte la live, per questo, per il risparmio energetico che vi dicevo prima. Quindi l'immagine si blocca dopo tot secondi, perché io ho impostato risparmio energetico come profilo. Allora, se clicco nell'esagonino in alto a destra, entro nelle impostazioni, vedete modalità operativa, io ho impostato risparmio energetico, però abbiamo tutte queste possibilità di configurazione, dove possiamo veramente modificare e andare a personalizzare in base a quello che è le nostre necessità. Quindi più cose andremo ovviamente a fargli fare, meno saranno i giorni di durata della batteria. Poi sotto abbiamo rilevamento intelligente, come vi ho detto lei è in grado di rilevare la figura umana, quindi gli avvisi che ci invierà come notifica saranno solo sulla figura umana, mentre se vado ad attivare il rilevamento PIR, a quel punto andremo ad attivare la funzione di rilevamento di qualsiasi tipo di movimento, non solo della figura umana. Potremo regolare la sensibilità appunto del sensore di rilevamento di movimenti, e potremo andare anche a oscurare una parte della zona che lei inquadra, quindi in una determinata area che noi andremo a cancellare, vedete, facendo così, in quell'area lei anche se c'è un movimento non lo calcola, quindi verrà appunto bypassato il rilevamento di movimenti all'interno di quell'area. Poi usciamo da qua, uscire senza salvare le modifiche, sì. Allora torniamo indietro, poi abbiamo notifica, ecco, questa è la parte ovviamente importante di una telecamera di sorveglianza, sono le notifiche. Adesso ce le ho disabilitate perché essendo qua di fronte a me altrimenti continuerebbe a inviare notifiche. Adesso ve le vado ad attivare giusto per farvi vedere
come funziona il discorso delle notifiche, che arrivano secondo me in maniera molto efficace. Ed ecco qua che è arrivata la notifica, vedete che sotto possiamo anche dargli un intervallo, lei per un minuto non mi invierà più notifiche, quindi passato il minuto mi invierà un'altra notifica, ma posso andare a modificare appunto questo tempo, posso andare da un minuto fino a 30 minuti, perché comunque se quello che mi sta inviando è sempre la stessa notifica uguale a quella precedente, è inutile che me la continua a inviare ogni 5 secondi. E poi sotto abbiamo anche la pianificazione delle notifiche, quindi potremo andare a programmare quello che sono le notifiche in base alla settimana, vedete, e l'ora e il giorno, quindi potremo decidere noi se in determinate ore e giorni della settimana non vogliamo ricevere le notifiche, perché è un determinato orario in cui siamo noi in casa e quindi è inutile che lei ci invii le notifiche. Poi abbiamo notifiche audio che possiamo andare a modificare, nel senso che adesso lei è su silenziosa, se io vado su avviso sonoro, a questo punto vedete che ha anche una sirena, quindi l'avviso oltre alla notifica che vi arriverà sarà anche dato da un suono. Poi rimettiamo su silenzioso, torniamo fuori, disabilitiamo le notifiche, se no poi continuano ad arrivare. Abbiamo impostazioni audio, questo perché lei è una videocamera di sorveglianza con audio bidirezionale, quindi l'audio entra dalla videocamera, esce dallo smartphone, allo stesso tempo io posso parlare dallo smartphone e fare uscire l'audio dalla videocamera, e questo è utile soprattutto se lo si utilizza con dei bambini o magari anche per degli animali, quando si vuole tenere controllato un animale, magari l'animale sta facendo qualcosa di sbagliato, potremmo dire il suo nome e magari lui capisce che il padrone lo sta richiamando. Stessa cosa per i bambini, se stanno facendo qualcosa o ci devono fare delle domande o se noi dobbiamo dire qualcosa a un bambino o meno, potremo appunto comunicare attraverso l'audio della videocamera di sorveglianza, soprattutto se poi magari la usiamo anche come baby monitor, se abbiamo un bambino molto piccolo potremo appunto sentire se piange o non piange quando magari l'abbiamo messo a dormire e lui si sveglia. Quindi qua abbiamo appunto queste impostazioni, poi abbiamo impostazioni immagine, qua abbiamo originale, morbido, vivace, che poi sono la tipologia di colori che vediamo nella live. Poi abbiamo impostazione luci, perché lei comunque ha un LED che ci indica che è in azione, ma potremo andare a disabilitare, quindi lei non si vedrà minimamente che è accesa, in base appunto poi quello che è la nostra necessità. Abbiamo la batteria, poi abbiamo il cloud, che è un servizio che all'inizio è gratuito come prova, ma poi ha un abbonamento, ma non siamo obbligati ad utilizzarlo, però nel caso volessimo sappiamo che c'è la possibilità di utilizzare questo cloud dove possiamo appunto fare un abbonamento e avere una quantità di spazio incredibile dove registrare tutto quello che succede e che lei va a registrare. Poi abbiamo gestione archivi, vedete che abbiamo scheda di memoria, in questo caso posso andare a formattare la mia scheda di memoria che ho installato in questo momento, nel caso volessi andare a cancellare tutto quello che c'è all'interno e poi comunque la devo formattare, la prima volta che gliela vado ad inserire va formattata. Poi abbiamo impostazione privacy, dove abbiamo la citografia del video a livello di sicurezza e di privacy, e poi abbiamo condividi dispositivo, dove possiamo andare a condividere il nostro dispositivo con un altro familiare, un nostro amico, un nostro parente a cui vogliamo dare l'accesso a questa videocamera di sorveglianza. Quindi andremo a dargli l'autorizzazione per utilizzare il suo smartphone con l'applicazione Zviz e accedere a questa videocamera di sorveglianza. Poi usciamo da questo menu che avete visto comunque molto completo, possiamo accedere invece in quello che è la live. Adesso vedete che il simbolo dell'altoparlante ha la X, ma se vado a fare così c'è un discorso di audio che entra e esce dalla videocamera. Stessa cosa il microfono, vedete che io devo consentire. A questo punto parlando. Adesso è un casino, vado a fermare perché comunque aiuto. Allora, parlando nel telefono, l'audio esce dalla videocamera. Devo dire che i due audio sono veramente notevoli, sempre rapportati a quello che è la dimensione della videocamera. Rimane di qualità, secondo me, davvero davvero buona per essere un prodotto così compatto. Ed è un aspetto da non sottovalutare per un dispositivo che ha un determinato tipo di utilizzo quando lo si va ad acquistare. Queste sono
sono tutte le impostazioni e funzioni che possiamo andare a configurare di lei, la piccola videocamera di sorveglianza CB2 di EZ-Viz. Secondo me è un piccolo gioiellino perché ha una qualità incredibile, sia dal punto di vista video, dal punto di vista delle funzioni, dal punto di vista dei sensori, che dal punto di vista dei materiali, e una compattezza veramente pazzesca e la possibilità di andare a fissarla ovunque noi vogliamo, senza veramente troppi sbattimenti, la possiamo posizionare ovunque. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questa piccola videocamera di EZ-Viz, che vi ricordo in questo momento se l'acquistate su Amazon vi fa applicare anche uno sconto del 15%, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, anche di lei erano arrivati degli spoiler, sempre. Se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni, ma tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.